la Basilica di San Francesco ad Assisi sorge in posizione elevata alle falde del Monte Subasio. Essa costituisce un'elaborazione tutta italiana del gotico. La facciata, ancora legata al romanico umbro, è divisa in tre parti. Quella superiore è costituita dal timpano, quella mediana ha come unico elemento decorativo un rosone, mentre l'inferiore accoglie un ampio portale strombato e bipartito. All'interno la basilica è composta da due ambienti distinti, la chiesa inferiore e quella superiore, disposti su due livelli. La chiesa inferiore presenta un'unica navata di quattro campate, un transetto voltato a botte, un'abside a pianta semicircolare e cappelle laterali. Tozzi e bassi pilastri definiscono le campate coperte da volte ogivali, molto ribassate, tanto che l'intera chiesa sembra una grande cripta. La chiesa superiore, pur ripetendo lo schema di quella sottostante, si mostra come il regno della luce. È una grande aula suddivisa in quattro campate quadrate con transetto e abside poligonale. Le campate sono coperte da crociere ogivali, le cui nervature si prolungano lungo le pareti. Al di sopra di un alto zoccolo murario, destinato a ricevere il ciclo di affreschi realizzato da Giotto con le storie di San Francesco, si sviluppa il solo claristorio, costituito da ampie finestre che inondano di luce l'aula.